Benvenuti e benvenute a 10 minuti un libro. I prossimi 10 minuti saranno in compagnia di Andrea Ventura e parleremo di pensiero umano e intelligenza artificiale. Vi faccio vedere il libro edito dall'Asino d'Oro Edizioni. Ciao Andrea. Ciao, buongiorno, grazie dell'invito. Grazie. È un piacere davvero averti qui, anche perché parliamo forse del tema più dibattuto veramente negli ultimi anni, di intelligenza artificiale e pensiero umano. Ecco, che tipo di rapporto c'è, no, anche nella società odierna? Dunque, secondo me è un rapporto molto complesso, perché queste macchine potenziano moltissimo alcune capacità, le capacità di calcolo, le capacità di raccogliere informazioni, e questo fa sorgere un equivoco per il quale sarebbero più intelligenti di noi. Ecco, e questo equivoco non è tanto un equivoco su come funziona la macchina, perché più o meno lo stanno studiando dappertutto, in tutto il mondo, eccetera. È un equivoco su come funziona l'intelligenza umana. Cioè, si pensa che l'intelligenza umana sia capacità di calcolo, razionalità, raccolta di informazioni. Più studiamo, più comprendiamo, più raccogliamo notizie su tutto quanto, più saremo intelligenti, e si dimentica invece lo sviluppo del pensiero umano, cioè la qualità specifica del pensiero umano, che è una cosa molto diversa. Adesso vorrei, per sintetizzare, forse non si realizza una cosa anche abbastanza semplice, che le macchine sono morte, gli esseri umani sono vivi, e quindi c'è una differenza qualitativa proprio legata al fatto che il pensiero umano si sviluppa con la vita, nel rapporto sociale, nel rapporto con gli altri, e quindi c'è una potenzialità in più, una qualità completamente diversa da quella di una macchina, insomma. Le macchine vengono fatte dagli uomini, quindi. Fra l'altro le macchine vengono fatte dagli uomini, non solo, ma anche la quantità di dati che le macchine producono, che elaborano, sono sempre frutto del lavoro umano, dell'intelligenza umana. E quindi le macchine senza gli esseri umani non potrebbero funzionare, sia perché noi nella vita di tutti i giorni forniamo informazioni alle macchine, e sia perché ci sono dei programmatori che le programmano, e sia perché poi le utilizziamo noi stessi. Quindi mi viene da pensare che c'è un parallelo fra questo discorso delle macchine più intelligenti di noi e l'inizio dell'Ottocento, quando c'erano i primi macchinari industriali e i lavoratori erano schiacciati, come se la macchina... Alla Charlie Chaplin proprio, esatto, nell'ingranaggio. Dimenticando che non è la macchina che schiaccia l'uomo, ma è un certo uso sociale della macchina, un uso della macchina per il profitto che distrugge. E la macchina invece di per sé è stata prodotta dal lavoro umano. Così come la macchina dell'Ottocento o qualunque impianto industriale è prodotta dal lavoro umano, l'intelligenza artificiale è prodotta dall'intelligenza umana. Beh, diciamo che poi nell'utilizzo anche pratico sul lavoro, insomma, io parlo da giovane, sono una grande agevolazione, insomma, se sfruttate bene queste... Sì, sono una grande agevolazione, ma possono anche, se uno non conosce lo strumento, può essere anche un inganno, perché ti dà l'illusione di essere attivo. Cioè, io leggo il giornale l'ha fatto qualcun altro, invece mi faccio la mia fonte di informazioni, ho un'attività. Però di fatto l'algoritmo seleziona un po' i contenuti, alcuni vengono diffusi di più, altri vengono diffusi di meno. E quindi ci sono queste grandi società che hanno un po' il potere abbastanza consistente di condizionare l'opinione pubblica, tanto più che ormai l'intelligenza artificiale riesce a leggere il tipo di messaggio che c'è in un articolo di giornale, in una notizia che circola online, e possono decidere, senza che noi sappiamo nulla, che alcune notizie con un certo taglio devono circolare di più e altre di meno. E quindi c'è una forma di condizionamento molto sottile, molto pervasiva, che a mio avviso può essere molto pericolosa. Qui la risposta ovviamente è sia nella conoscenza diffusa di che cos'è lo strumento, quindi la capacità di andare magari alla fonte e di non fare semplicemente una notizia per parole, una ricerca per parole chiave, e sia la regolamentazione, cioè gli algoritmi dovrebbero essere non un segreto di grandi società, come adesso avviene, ma in qualche modo dovrebbero essere sottoposte al vaglio, esatto, di tutti. Trasparenti. Beh, c'era, sì, ad esempio, come dire, una grande discussione sull'aspetto inclusivo dell'intelligenza, sì, artificiale, no? Che comunque aveva proprio dei bias, utilizzo un termine, sì, insomma, specifico, perché su discorsi sessisti, razzisti, esatto, andava, come dire, ad inciampare, proprio perché prendeva delle notizie, no? Magari sì, perché non hanno nessuna creatività. diciamo, l'essere umano
ha un elemento creativo nel pensiero. Io ho una bimba piccola che praticamente a un certo punto mi indicava, c'era un fumetto con un cane con un fiocchetto in testa che stava alla cassa di un computer, cane. E cioè lei c'ha nella mente, avrà visto tanti cani, avrà formato l'immagine del cane, i tratti essenziali, e poi lo va a ritrovare. Non è un apprendimento, una media, il fatto che, come dire, che gli ho dato le istruzioni come avviene per una macchina, cioè una fonte di creatività nel pensiero. Il cane non esiste in natura, è un nostro prodotto mentale, esistono tanti cani ma il cane non c'è, ce lo siamo inventati. E in questo noi quando facciamo qualunque nostra attività, cioè abbiamo un elemento di creatività, possiamo rifiutare il dato, rifiutare ciò che ci circonda e inventarci. Così come ci inventiamo il cane, ci possiamo inventare l'idea di una società più giusta, ci possiamo inventare l'idea di combattere l'ingiustizia. Anche l'emotività, no? In l'emotività. Questo. Invece le macchine riproducono l'esistente per forza, perché per come sono fatte prendono i big data di tutti e riproducono l'esistente. Quindi potrei dire sono strutturalmente reazionarie, mentre il pensiero umano, proprio per la sua tendenza a innovare fin da piccola, a inventare, a avere la fantasia, a vivere gli affetti, a interagire nel mondo, gli esseri umani hanno la tendenza a rivoluzionare il mondo, a spingere per il meglio. E in questo senso le macchine, se noi affidiamo i nostri meccanismi sociali, la conoscenza, l'informazione alle macchine, riproduce ciò che è detto, il già saputo, il già dato. Certo. Se noi pensiamo a una società che deve evolvere, dobbiamo essere noi e quindi usare le macchine e non subire l'uso delle macchine come viene spesso proposto. Assolutamente, ma la cosa, insomma, una domanda un po', ripeto, di riflessione. Il discorso generazionale qui conta, prima ho detto parlo da giovane, perché ovviamente è una dimestichezza, no? Anche nello studiare o nell'approcciare a determinati termini o comunque determinati tool, sicuramente molto più pronunciata rispetto alle, insomma, vecchie generazioni, le generazioni precedenti a me, che si ritrovano immersi oggi in una società completamente diversa anche a livello lavorativo. Ecco, come possiamo agire su questo? Ma secondo me possiamo agire anzitutto con una profonda diffusione della conoscenza delle macchine, poi anche con un dialogo fra esperienze di generazioni diverse, perché da un lato è vero che le nuove generazioni sono più attente agli strumenti, all'inganno che ci può essere nella macchina specifica, però c'è tutta una storia che anche di generazioni precedenti che hanno fatto le loro riflessioni, i loro scontri sociali, le loro lotte, quindi tutta questa storia va rinnovata. Penso che ad esempio una delle cose più pericolose dei social è che cercano di fare delle camere di persone uguali, cioè su Facebook cercano di riproporti gli amici uguali. Io ho tanti amici giovani, nipoti, eccetera, e non mi compaiono, perché evidentemente l'algoritmo tende a ripropormi quelli uguali a me, a non far uscire le idee che circolano da quel gruppo di persone verso altre generazioni. Le famose bolle, no? Le bolle, esatto. E secondo me questo è brutto, sia perché io magari perdo anche contatto con quello che possono condividere o vedere ragazzi di un'altra età, sia perché i ragazzi di un'altra età possono perdere magari la capacità critica o la conoscenza che può avere una persona che certe cose le ha affrontate da tanto tempo. Tutto questo discorso sulle fake news, no? Sembra che sia nuovo, ma in realtà le fake news ci sono sempre state. Mi ricordo la guerra in Iraq è nata su una fake news, sull'idea che Saddam aveva le armi di distruzione di massa, e ci stava Powell che è andato alle Nazioni Unite a far vedere la provetta chimica, che era l'arma chimica che aveva Saddam Hussein, però non era vero. Quindi la fake news c'è sempre stata, quindi ci vorrebbe la consapevolezza del fatto che le fake news sono una forma anche di, come dire, il controllo sociale, di controllo della circolazione delle informazioni, insieme alla consapevolezza vostra della novità della diffusione delle fake news con questi mezzi tecnici che sono assolutamente innovativi e che i ragazzi conoscono meglio di tanti di noi. Certo, guarda, come ultima domanda volevo chiederti anche proprio nella scrittura, no? Nella stesura del libro, nei tuoi studi, se c'è stata una cosa che ti hai, magari che hai scoperto nuova, una cosa che ti ha colpito, una cosa che hai provato magari proprio dell'intelligenza artificiale che ti ha molto colpita. Dunque, mi ha molto colpito questa capacità che ha l'intelligenza artificiale di sfruttare la conoscenza comune. Io prendo un esempio, ChatGPT. Sì. Appena uscita gli ho fatto una domanda. La bimba non entrava nella culla, chi era troppo piccola
E siccome ChatGPT funziona statisticamente, associa bimba a bimba piccola e mi ha dato una risposta completamente demenziale, dicendo che la bimba era troppo piccola perché statisticamente la parola bimba è associata a piccola, quindi non ha capito la domanda. La cosa sorprendente è che a distanza di mesi il fatto che la gente usi, corregga, faccia, ha dato la risposta giusta. Cioè è riuscito a correggere l'errore che era contenuto. E questa correzione dell'errore non è l'intelligenza di ChatGPT, è l'uso che tutti quanti noi facciamo di ChatGPT che viene assorbito e in tempo piuttosto rapido perfezionato. E la macchina si perfeziona grazie all'uso che facciamo tutti quanti noi. Questa è una cosa abbastanza sorprendente. Rimane, come è stato chiamato, un pappagallo statistico, cioè nel senso che prende, però ha la capacità di correggersi. E sì, è vero, è migliorata molto. È migliorata, sì. E quindi è una cosa che va conosciuta, diciamo, va conosciuta perché rimane nei suoi limiti, non è che supera i limiti che aveva, però è più raffinata e questo però è grazie al lavoro, si ritorna un po' al discorso precedente, di chi ci sta dentro e al lavoro, fra virgolette, di tutti quelli che la utilizzano. Io ti ringrazio perché insomma sono cose estremamente interessanti e poi riguardano ormai tutti e tutte noi, non possiamo sfuggire insomma da questa dinamica e nelle prossime puntate sono sicura che affronteremo anche altri argomenti come ad esempio la creatività, do un piccolo spoiler per la prossima puntata, il prossimo appuntamento. Grazie mille Andrea, grazie, davvero. Grazie a tutti, grazie. Grazie mille a tutte le persone che ci hanno seguito e vi do appuntamento alla prossima puntata di 10 minuti, un libro.